Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Matteo Salvini, leader della Lega, cambia rotta, chiamiamola la svolta. Adesso vedremo di che cosa si tratta. Chiudere le attività economiche, limitare la libertà di circolazione delle persone, parliamo del lockdown generalizzato, quello di non si può uscire di casa solo per motivi gravi. Matteo Salvini in passato è stato critico sul blocco totale, però ora mette davanti l'obiettivo sanitario. Dice se ci sono le necessità di farlo, è giusto farlo, parlando del lockdown. Non puoi però chiudere il sabato le palestre e la domenica i teatri, i bar, fino alle 18. Io mi auguro che non ci sia un lockdown, dice Salvini, evidentemente. Ma siccome la vita viene prima di tutto e la salute viene prima di tutto, se ci sono scelte razionali si fanno. E così Matteo Salvini su Radio 1, nella trasmissione Radio Anch'io, aggiunge: Nessuno ha la bacchetta magica. La prima chiusura è stata la prima volta nella storia e tutti navigammo a vista febbraio, ma a fine ottobre qualcuno avrebbe dovuto imparare la lezione. Beh, su questo che qualcuno avrebbe dovuto imparare la lezione, in realtà non l'ha imparata, perché arrivati impreparati alla prima ondata, mentre il governo sapeva e non ha avvertito nessuno, né gli italiani né i presidenti di regione, che non hanno potuto sistemare la sanità prima dell'impatto. Quindi un governo che nella prima ondata sapeva e non ha detto nulla, arriva la seconda ondata che tutti sapevano, anche i sassi. Tutti ormai sapevano e non ha fatto nulla. Quindi un governo impreparato, superficiale e pressappochista all'inizio, a ottobre un governo uguale, impreparato, superficiale e pressappochista. Matteo Salvini cambia linea. Adesso, se è necessario, bisogna chiudere. Prima viene la salute, dice il capo della Lega. In Italia si guarda a quello che fanno anche in Europa, molti stanno chiudendo, chi 15 giorni, chi un mese, e quindi anche in Italia non diventa più tabù. Però dobbiamo ricordarci che chiudere potrebbe dare il colpo finale all'economia italiana e portare l'Italia a una situazione mai vista prima, mai vista prima. Aggiunge così Matteo Salvini al suo discorso le cose che si dovrebbero fare ora. E lui risponde: tamponi a domicilio, cure a domicilio. Il 75% delle persone che corre in ospedale terrorizzata potrebbe essere curata a casa e poi ci sono i trasporti pubblici. Oggi c'è un CDA dell'Agenzia Nazionale del Farmaco e mi auguro approvi le linee per cure domiciliari. Se c'è da chiudere qualcosa per salvare la vita, lo si fa, ma si deve avere una visione. Abbiamo un commissario all'emergenza per queste cose che si chiama Arcuri. Occorrono dei protocolli nazionali, dei bandi nazionali, perché si è persa l'estate a parlare di banchi con le rotelle e monopattini, ha aggiunto. In realtà sì, la triste parentesi dei banchi con le rotelle e dei monopattini è un qualcosa che vi fa capire chi è e che cos'è questo governo. Sulla scuola l'ostinazione dei banchi con le rotelle che non hanno nessun senso, nessuno è riuscito mai a spiegare a che cosa servano i banchi monoposto con rotelle, quando esistevano già i banchi da due posti, bastava mettere un bambino o bambina per banco e avevi risolto senza spendere un miliardo di banchi a rotelle. Con quel miliardo si potevano comprare immediatamente carrozze aggiuntive per i treni, convogli supplementari per le metropolitane e così risolvere l'assembramento su treni e metropolitane. Invece no, la corsa ai banchi con le rotelle. Ma io mi chiedo, ma nel governo nessuno si è fatto la domanda a che cosa servano i banchi con le rotelle? Nessuno, e li hanno comprati. E poi, mentre l'Azzolina pensava ai banchi con le rotelle, inspiegabilmente, c'era Conte e i ministri che mettevano un bel bonus per comprarsi il monopattino.
Incredibile, vero? Il monopattino, 120 milioni. Matteo Salvini poi aggiunge e rivendica il ruolo centrale del centrodestra, che dovrebbe essere ascoltato dal governo, come chiede anche poi Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. E dice così: noi è 6 mesi che chiediamo collaborazione che si è sostanziata in 3 telefonate di 1 minuto, ha detto il leader della Lega. Io sento in continuazione i sindaci e i governatori. 14 sono del centrodestra, in realtà 15, e fanno proposte. Noi oggi saremo in aula e faremo le nostre proposte, ma non basta scrivere una lettera. Faremo le nostre riflessioni, ma non è accettabile rivedere il film di marzo con Conte in TV la sera che ci dice cosa fare la mattina dopo. Realmente, tornare ai decreti fatti e comunicati a mezzanotte, all'una, con misure attive il giorno dopo alle 6, no? Sono cose fuori dal mondo, assolutamente fuori dal mondo. E comunque, quello che dice Matteo Salvini sulla possibilità di fare il lockdown generalizzato, se serve, aprirà una strada al governo perché verrà legittimato a chiudere tutta l'Italia. Nel senso, lo dice anche il capo del centrodestra, quindi adesso avranno più coraggio e avranno meno remore a chiudere il paese con quello che ha detto il capo della Lega. Sono curioso di vedere che cosa dirà adesso Giorgia Meloni sul lockdown generalizzato e che cosa dirà Berlusconi e Tajani sul lockdown generalizzato. Vediamo le dichiarazioni in queste ore, se quello che dice Matteo Salvini è un qualcosa che è stato concordato nel centrodestra o è una sua idea. Vedremo se è una linea comune dell'opposizione o una presa di posizione di Matteo e Salvini. Poi vedremo se manterrà questa posizione o magari cambierà idea nelle prossime ore. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, Instagram e nell'altro canale di YouTube che si chiama Tele Italia Seconda Rete. Grazie e buon proseguimento di giornata. Al prossimo video, arrivederci.